Ciao a tutti e benvenuti nell'Avvocato Republic. Siamo Domenico e Luca e oggi parliamo di cose. Nell'episodio di oggi parleremo con Leila Mohamed Belagi, che è esperta di geopolitica, è esperta di sud-ovest asiatico, quello che comunemente chiamiamo Medio Oriente e Africa, e di molto altro ancora. Domenico, con queste premesse, che dire? Partiamo con la sigla? Vai, dai, andiamo con la sigla. Ciao a tutti e benvenuti nel quarto episodio, anzi, no, Il quinto. quinto episodio, Mi sei mi dimenticato di sono perso. urlare. Quinto episodio dell'Avvocato Republic, oggi ospite con noi Leila Mohamed Belagi, spero di averlo detto correttamente, attivista transfemminista, esperta di geopolitica del sud-ovest asiatico e del Nord Africa, e molto altro ancora. Tra cui ex residente in Turchia, nel momento in cui stiamo là. Detto questo, cominciamo con la prima domanda che Domenico mi farà con un assist no look, che è il chi sei? Sì, ma tu chi sei? Che ci fai qua? Cosa ci faccio qua? Cosa ci faccio qua? Non so, dovreste dirmelo voi. Allora, ciao ragazzi, intanto grazie dell'invito. Io sono tante cose, sono una contributing writer, cioè all'estero sarei definita giornalista, in Italia no, perché mi rifiuto di pagare per il tesserino. Sono una podcaster, sono una human rights activist, mi occupo principalmente di diritti delle minoranze, ma anche di data protection legato alle minoranze, poi magari verrà fuori di che cosa si tratta. Sono una cosiddetta seconda generazione, anche se in realtà non lo sono, perché sono figlia di coppia mista e quindi mi occupo anche di cittadinanza, di riconoscimento dei diritti appunto delle minoranze qua in Italia. E sì, ero residente in Turchia quando studiavi tu, però mi sa che non eravamo nella stessa città, credo. No, mi sa che tu eri alla Uludag, Sì, io ero alla Uludag, giusto? ero a Io ero Bursa. in Savance. Bellissimo. Tutti Quindi sì. nomi famosissimi, cioè, Perché perché ero in in Turchia Turchia sì, più in Turchia sì, in antichi. realtà. Beh, Era a io Torre del studiavo. Greco, provincia di Napoli. Io la conosco però. No, no, io però la conosco perché mamma è di Bosco Reale e nonna è di Torre Annunziata. Quindi io quelle zone le conosco. In Le realtà c'è conosco. un'enorme faida tra Torre del Lo Greco e so. Annunziata, quindi. Sì, lo so, lo so. Però in realtà sì, io vivevo nella vecchia capitale dell'Impero Ottomano, quindi. Tra l'altro fighissima, fondata da Annibale, io poi sono mezza tunisina, quindi ogni tanto mi partono questi trip interessanti. Bello. Allora, io direi, dato che la carne a cuocere è tantissima, Luca ci aveva subito una domanda prontissima proprio per te, per venirti a gamba tesa addosso, cioè per capire cosa Allora, trovare. sì, esatto. È una domanda che parte soprattutto relativa al fatto che ti sei autodefinita quella che adesso potresti essere giornalista, ma non lo saresti in Italia, perché appunto hai spiegato le ragioni. Innanzitutto, tu sei podcast su Matassa, podcast che potete trovare su Spotify e su tutte le piattaforme streaming. Ebbene, dopo questa promo, Grazie della promo, che serve visto che sono zuccata. La domanda è sullo stato del giornalismo italiano, soprattutto nel riportare fatti che accadono all'estero, diciamo. Per anni siamo stati cresciuti con l'idea che quando cadesse nel Mediterraneo, parliamo del Mediterraneo, fosse il cosiddetto Mare Nostrum, che dall'epoca romana, ok, era una questione, poi sotto il colonialismo fascista è stata tutt'altra cosa. Oddio, purtroppo. E poi vabbè, sappiamo adesso come è trattato nelle questioni europee, soprattutto nelle operazioni di polizia frontaliera, per non dire polizia etnica. Detto questo, la domanda cardine che fa, riprendo anche dalle domande che feci a Ciro Pellegrino, perché il giornalismo italiano, a tua detta, puoi anche smentire quello che dirò o che dirò, fallisce spesso nel dare un'informazione corretta, attendibile, di quanto accade in Nord Africa, che è relativamente l'altra parte del Mediterraneo, sotto l'Italia, o nel sud-ovest asiatico, il cosiddetto Medio Oriente, nonostante praticamente la vicinanza, e in che modo dopo successivamente è nato Matassa con The Summary. Sintesi, perché il giornalismo italiano in media fa cagare? Allora,
Io credo che dipenda tantissimo dal fatto che il giornalismo indipendente sia quello più marginalizzato, mentre quello mainstream di fatto è tutto finanziato da finanziamenti pubblici, oltre alle varie cose. Quindi inevitabilmente i grossi giornali mainstream, per quanto riguarda appunto la carta stampata, ma possiamo parlarne anche per quanto riguarda la TV di Stato, che ricordiamo è stata anche condannata dalla Corte Europea di Giustizia perché è troppo politicizzata, è al di sotto della politica. E quindi nel momento in cui tu hai un Parlamento di un certo tipo, un governo di un certo tipo, che vuole tirare la narrazione verso una determinata direzione, è difficilissimo riuscire a raccontare le cose in maniera diversa. Questo, secondo me, è una prima risposta. Una seconda risposta è che manca la competenza per quanto riguarda la politica estera. Nel senso che siamo trattati tutti come se fossimo la stessa cosa. Si parla di arabi, io ad esempio odio la terminologia l'arabo. L'arabo è una lingua, non è un gruppo etnico per quel che mi riguarda. Siamo tutti molto diversi e esempio stupido, qualche giorno fa c'è stato il primo deputato condannato per il MeToo tunisino. L'articolo su La Stampa l'ha scritto il corrispondente da Beirut. Il senso di questa cosa aveva molto più senso farlo scrivere al corrispondente, che ne so, a Lampedusa o a Palermo, per una vicinanza territoriale, per esempio. È difficilissimo per noi seconde generazioni o comunque figli di immigrati o con un background migratorio entrare nel mondo del giornalismo perché è cambiato rispetto a 40 anni fa, quando non serviva neanche la laurea, bastava iniziare a scrivere per diventare giornalista. Adesso devi fare master su master, 14 lauree e pagarti l'iscrizione, ed è uno dei motivi per cui mi rifiuto di avere il tesserino di giornalista, anche perché non ho intenzione di stare nell'albo con gente come Feltri che non viene sbattuta fuori per le fake news e gli insulti. Io sparo a zero, cioè credo lo Noi sapevate. tranquilla, va tutto Offendiamo, bene. qua noi offendiamo. E quindi in realtà c'è il problema del giornalismo italiano è quello. Poi c'è un orientalismo terrificante quando si tratta di parlare di paesi del sud-ovest asiatico, che si continua a chiamare di Medio Oriente, o per quanto riguarda l'Africa subsahariana o l'America Latina o il sud-est asiatico, c'è quel pietismo del poverini, però loro sono in quella condizione poverini. Cioè, manca tanto. La prima risposta credo che sia quella più importante, cioè nel momento in cui i finanziamenti arrivano dallo Stato, guarda caso, gli unici giornali che hanno dei giornalisti che fanno un buon giornalismo, una buona informazione sulla politica estera sono tutti indipendenti, sono tutti di nicchia e sono tutti sottopagati. E quindi è questo, secondo me, che ha ridotto la TV di Stato e il giornalismo in generale mainstream, lo schifo che è diventato adesso. Cioè, No, io ma volevo fare la giornalista da ho 30 anni, ok? Io volevo fare la giornalista quando era al liceo. Tutti quelli che hanno la mia età che volevano fare la giornalista, i giornalisti all'epoca lo facevano perché guardavano Repubblica, avrebbero voluto scrivere su Repubblica. Nel 2021, piuttosto che scrivere su Repubblica, preferirei scrivere su Vogue, di moda, di cui non capisco niente, con tutto rispetto per la moda, però per dire. Il problema è anche quello, cioè le multinazionali che entrano nei gruppi editoriali, che indirizzano l'informazione, cioè è quello secondo me il Ah, problema. perché alla fine, prima ne parlavamo ancora prima di iniziare l'intervista, parlavamo di questo ospite misterioso, che è comunque un giornalista indipendente che è stato durante le rivolte di Minsk in Bielorussia è stato a Raqqa durante la liberazione, è stato in Afghanistan a Kabul. E lui Silvio ha fatto enormi numeri sui social quando l'hanno chiamato le varie emittenti televisive e dicevo, oh, ma finalmente ti stai buscando la cosa di soldi? Lui dice, no, no, sono tutte interviste gratuite. Lo confermo, io sono finita su Rai News 24, E io ci sono non... rimasto un po' di merda a dire, cioè, diamine, questo è stato un attimo arrestato dai talebani a Kabul, ha Madonna. raccontato tutto e non gli hanno dato manco 10 euro in mano, cioè, ma meglio andare a fare il cameriere a Napoli, a Nevo. La Rai non paga, per esempio, ti chiamano, ma non ti pagano, lo so perché ci sono andata, grossi gruppi editoriali pagano un quarto di quanto pagano gli indipendenti che non hanno fondi. Senti, io ti voglio fare una domanda. Ti Sì, certo. blocco direttamente perché mo ho annunciato un attimo, ho parlato un po' di Afghanistan. La lancio lì subito, ma più che domanda è tu cosa ne pensi? Ormai l'Afghanistan so che è lontano più o meno forse un po' più lontano dalle tematiche che tocchi tu principalmente, però visto che comunque te ne interessi tantissimo. L'Afghanistan ormai è una merda come l'hanno ridotta, cioè era un bellissimo paese negli anni Ottanta, io non sto alzando il pugno per nulla, e
effettivamente l'hanno abbandonato, diciamoci chiaramente la verità, l'ONU, l'Occidente l'ha attenzionato per quelle 2 settimane e poi l'ha letteralmente abbandonato a se stesso. Se questo non bastasse, sappiamo che l'Afghanistan non se la passerà benissimo d'inverno, perché oltre ad essersi bloccati gli aiuti internazionali del Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale, bla bla bla, il governo statunitense ha deciso di bloccare i fondi nelle banche statunitensi. Quindi praticamente che non sono solo fondi di, non so, di Gigino Mohammed che sta a Kabul, ma sono anche quei fondi internazionali che erano arrivati a Kabul anni fa e non sono stati spesi, che però sono stati bloccati. Automaticamente l'Afghanistan attraverserà un periodo di fame. Punto. Fame. Ora, io voglio sapere tu cosa ne pensi di come l'Occidente si è posto nei confronti dell'Afghanistan negli ultimi 2 mesi e mezzo. Allora, sì, l'Afghanistan credo sia l'unico dei paesi che non fa parte dell'area geografica di cui cioè, mi occupo io, ma che ho studiato molto perché io poi ci ho fatto la tesi e mi sono molto interessata alla questione afghana perché poi era legata all'Iraq, eccetera. E, io sono molto infastidita, e qui torniamo anche al giornalismo mainstream, nel senso che appunto è stato sotto la luce della ribalta perché di fatto la ritirata occidentale è un fatto storico importante, cioè dopo 20 anni di occupazione, perché chiamiamo le cose con il loro nome, quella è stata un'occupazione militare, le truppe della NATO si sono ritirate. E hanno lasciato il disastro più assoluto, cioè non che prima si stesse bene, non che prima si stesse meglio, ma dopo 20 anni, in cui comunque in certe circostanze, più che altro Kabul, perché poi noi abbiamo Kabul e il resto dell'Afghanistan, cioè Kabul, era riuscita ad avere un equilibrio, c'era stato un leggero progresso, c'era un principio di libertà, ma comunque c'era ancora tanto da fare, ma il resto dell'Afghanistan è sempre stato in guerra. Cioè non è che i talebani se ne sono usciti fuori adesso, sono 20 anni che nel resto del paese comunque ci sono stati attentati terroristici. Chi conosce gente che lavora per Emergency sa che gli ospedali ogni giorno vedevano vittime di esplosioni, eccetera. Chiaramente, è tutto sbagliato, cioè è stato fatto tutto male, la ritirata è stata fatta male, la gestione è stata fatta male, noi facciamo schifo in merito alle evacuazioni, perché io continuo a sottolineare come ci sono persone che erano nelle liste di evacuazione del Ministero degli Esteri italiano, persone che non sono state evacuate, ok? Persone che stanno cercando di trovare un modo per arrivare in Italia, nonostante ne avessero il diritto perché erano sulle liste di evacuazione, quindi sono persone che hanno diritto al visto e sono abbandonate lì, sono abbandonate a loro stessi. Persone che tra l'altro sono in pericolo anche perché hanno lasciato i database con i dati personali, quindi i talebani sono in grado di recuperare chi ha collaborato con chi e per quanto loro possono dire no, non è vero, non faremo rappresaglie, non è così perché ce ne sono già state tante. Il fatto poi di aver fondi è proprio stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché la gente sta vendendo i loro beni personali per poter anche semplicemente comprare da mangiare. L'Afghanistan è un paese montano, quindi in Afghanistan fa freddo. L'inverno lì è inverno vero, cioè in confronto dove siete voi adesso? Ah no, forse voi in Polonia patite il freddo uguale, però io che sto a Vabbè, Milano, io che sto. effettivamente uno lo vede come deserto nell'immaginario. Esatto, perché l'idea comune è quella, ma in realtà l'Afghanistan è tutta montagna, ok? Sono tutti altipiani. E il fatto di bloccare i fondi perché dicono no, se no li utilizzano i talebani, sì, però la gente sta morendo di fame, cioè, non ci sono i soldi nelle banche, non possono ritirare, la catastrofe umanitaria è dietro l'angolo e poi si lamentano che cercano di arrivare in Europa in maniera illegale. Fate un po' voi, cioè, sono abbandonati a loro stessi. Chiaro. I corridoi umanitari non sono mai stati aperti, eh? Io No, vorrei altrimenti si dialoga con gli afghani, con i con i talebani. talebani. No, no, certo, ma Se è infatti. mai possibile che si cominci a dialogare per aiutare il No, popolo. no, e io ricordo che la Farnesina parlava di voler aprire corridoi umanitari, c'era un partito politico in particolare che si faceva fervente difensore degli afghani, di andiamo a prendere le donne, perché poverine le donne, sì, ma intanto sono lì ferme e tutti gli afghani che sono tra la Bosnia, la Polonia, i nostri campi, quelli chi se ne frega, non aiutiamoli, non diamo loro il visto o la protezione umanitaria. E
La cosa che mi fa ancora più innervosire è stato l'utilizzo del corpo delle donne, in particolare in quei 2 mesi, perché le donne, la retorica di Bush praticamente, non so se vi ricordate, Bush nel 2001, andiamo a liberare le donne e i bambini, ecco, questo di quello si parlava, di svelare perché il burqa, senza rendersi conto che le donne sotto il burqa comunque portavano il velo di loro spontanea volontà, quindi di essere svelate non è che ne avessero molta voglia. Questa continua retorica appunto sul corpo delle donne, sull'Islam e boh, adesso silenzio più assoluto, nonostante ci sia una crisi umanitaria al confine tra Polonia e Bielorussia che vede il 30% delle persone lì bloccate essere afghane. Quindi non riusciamo, è tutto sbagliato, io continuo a sostenere, è tutto sbagliato, cioè è una storia che va avanti da tantissimo tempo, non si può, io lo dico sempre, non si può ridurre la questione afghana agli ultimi 20 anni, è una cosa che va avanti dagli anni 70, cioè la cosiddetta invasione sovietica, che non è stata un'invasione sovietica, ma è stato il governo afghano all'epoca a chiedere l'intervento dell'Unione Sovietica, Reagan e Co. che ha finanziato i Mujahideen, che poi hanno creato Al-Qaeda prima e i talebani poi, cioè bisogna raccontare le cose come stanno, è un paese completamente distrutto. E resta sempre la pedina centrale del cosiddetto grande gioco, cioè lo è stato nell'Ottocento, lo è stato nel Novecento, lo resterà tuttora perché è In in una. realtà l'Afghanistan ricordo da una questione universitaria che già era importantissima ai tempi di Alessandro Magno, perché Alessandro Magno quando andò verso le Indie passò per il sud, tutto bellino, dice ah che bello, eh? E poi ci passò al ritorno per il nord, quindi per gli altopiani e le montagne e lì rimase ucciso, perché i popoli dell'epoca già sapevano muoversi tra le montagne e praticamente ucciso sta carovana bellissima, Sì, piena di ricchezze e sì. Sì, quant'altro. no, è un paese difficilissimo dal punto di vista geografico, è in posizione strategica, lo è sempre stata, cioè lo è stata per i grandi imperi, appunto, cioè la contrapposizione tra l'impero zarista e l'impero britannico, no? Che avevano paura dell'arrivo, perché se si annettesse l'Afghanistan all'impero russo, c'era praticamente la Russia a 2 passi dall'India, lo è stata nella seconda, cioè non è mai stata una colonia, cioè ricordiamo che l'Afghanistan non è mai stata conquistata come colonia, chiediamoci perché, cioè proprio geograficamente molto complicata, è stato un protettorato più o meno, però è sempre stata indipendente, e poi l'abbiamo visto appunto con la guerra fredda fondamentale, e negli anni 90 in poi, cioè. Io continuo, ricordiamoci chi ha creato i talebani, chi è che ha creato la figura di Osama Bin Laden, chi è che intervistava Osama Bin Laden e lo metteva in prima pagina sul New York Times come il liberatore dell'Afghanistan, gli stessi che poi l'hanno presa in quel posto da Ecco, Osama, ecco, così. ti interrompo su questo esatto punto perché ho avuto modo di ascoltare tutti e 7 i tuoi episodi del podcast di Matassa. E sì, tutti e 7. Nella narrazione occidentale tipica nostra, che sia italiana ma anche all'estero, in generale in Occidente, due eventi di fatto sono quelli che nell'immaginario collettivo reputo essere quelli connessi, diciamo, più al mondo del sud-ovest asiatico e o cosiddetto Medio Oriente. Il primo è stato l'11 settembre, perché di fatto ha impattato direttamente il cuore dell'America a New York e a Washington e anche nel Maryland quando cadde l'altro aereo. E l'altro invece fu nel Nord Africa e nel sud-ovest asiatico, le primavere arabe. Detto questo, una cosa di cui raramente si parla, come a continuazione della domanda precedente, sono i numeri che purtroppo sono impietosi al riguardo. Se dei 3.000 morti dell'11 settembre, magari tanti se lo ricordano, pochi si ricordano dei quasi 2 milioni di morti caduti tra Afghanistan, Iraq, Siria, Yemen, Libia e penso altro ancora, anche nella guerra contro il terrorismo. La domanda qua è enorme, credo che. E 38 milioni di displaced people, quindi persone che hanno perso l'abitazione e sono scappate, sono diventate rifugiati piuttosto che IDP. La domanda qua enorme è la seguente: cosa reputo di sia andato totalmente sbagliato nell'atteggiamento dell'Occidente
E per la primavera araba, che nella narrativa occidentale è sempre stata considerata con tanto hype, insomma, si è rivelata, permettimi il termine, un macello. Anche lì cosa è andato storto. Intanto bravo, si vede che hai ascoltato la mia puntata perché hai tutti i numeri giusti. Allora, che cosa è andato storto? È il concetto di guerra al terrorismo di per sé che è sbagliato. Cosa intendo dire? Cioè, se tu parli di guerra al terrorismo, stai dando una legittimità a un'organizzazione internazionale criminale come se fosse uno Stato. Quello non lo è, cioè Al-Qaeda, che in quel momento è stata la mandante degli attentati all'11 settembre, era un'organizzazione criminale, ok? Terror di stampo terrorista. Con sede in Afghanistan. Parlare di guerra al terrore, il terrore cos'è? Cioè, tu gli dai una legittimità statale? Utilizzare certi temi, certi termini, scusate, ti co comporta anche una risposta legata al termine stesso. Cioè, se io parlo di guerra, mi comporterò proprio militarmente come se sto andando in guerra, quindi come se ho due entità dello stesso tipo, ho un esercito ben definito dall'altra parte, ho un territorio ben definito dall'altra parte da bombardare, da attaccare o quello che è. Con un'organizzazione criminale internazionale non puoi fare un discorso di questo tipo, cioè so che a volte l'esempio non è preciso, però a me capita spesso di dire, secondo me l'unico parallelo per comprendere perché il concetto di guerra al terrore, così come è stato portato avanti, è sbagliato, è pensare che lo Stato italiano, dopo le stragi di Capaci, avesse iniziato a bombardare la Sicilia. Perché? Perché comunque la mafia è un'organizzazione criminale, di stampo mafioso, non di stampo terrorista, va bene, ma nelle modalità di operazione la stessa, cioè tu hai degli affiliati che non sai chi siano, quindi tu non sai chi è l'esercito contro cui tu stai andando a combattere. Comunque sono È di diffusa nel territorio, in un territorio non definito, quindi che cosa fai? Bombardi tutta l'Italia? Non ha senso. Quindi parlare di guerra al terrore, l'utilizzo della terminologia bellica, definendo di fatto Al-Qaeda come uno Stato, secondo me è stato già quello l'errore, no? Cioè noi sappiamo, chiunque ha studiato poi il conflitto in Afghanistan sa che in realtà l'intervento militare è di contrasto al diritto internazionale, perché di fatto l'Afghanistan non aveva attaccato gli Stati Uniti, quindi tu non puoi andare ad attaccare uno Stato perché è alleata di un'organizzazione Vabbè, criminale. però c'era la polverina bianca. No, quella è l'Iraq, non ti stai a confondere, la polverina bianca, quella era Saddam. Io parlo proprio di quello che ha portato poi all'esplosione Capito? totale. Cioè, Lì ci sono stati due là c'è anni stata di. proprio la base di tutta quella polverina bianca. Poi lascia stare che Certo, però se già ci pensi. l'Afghanistan ci stava sul cazzo all'epoca, cioè, voglio dire, quindi No, no, per carità. riposa in non pace, Colin Powell. Sì, no, esatto. Quest'anno tutti stanno andando. Colin Powell, poi è morto anche quell'altro, come si chiamava? Rumsfeld, uno dietro l'altro, Il no? padre di Bush? Ma anche Kissinger? No, Kissinger non è ancora morto, regà, quello non muore mai. No, Kissinger ce lo dobbiamo tenere ancora avanti. Kissinger e Carter non Rifatto muoiono mai, morto, sempre un ma anche asset Dick clamoroso. Cheney, per esempio, non muore mai, nonostante il trapianto di cuore, eccetera. E tra l'altro, tu che hai nominato l'Iraq, la cosa assurda è stata che sono stati 2 anni di concentrazione sull'Afghanistan. Appena si è iniziato a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan è completamente dimenticato, cioè l'Afghanistan non Niente. esisteva più, capito? Quindi, cioè, secondo me l'errore di per sé è l'idea che c'è stata dietro la guerra al terrore. Con questo non sto dicendo che non andasse contrastata Al-Qaeda, cioè preferisco sottolineare sta roba prima che pensano che io dica cose. No, credo che un'organizzazione criminale a stampo terrorista andrebbe, cioè andava contrastato come un'organizzazione internazionale di stampo terrorista, non come uno Stato, perché non era uno Stato e le conseguenze si sono viste, hanno completamente distrutto 4-5 stati, e nelle carceri giordane, nelle carceri irachene, il modo in cui sono stati trattati i carcerati ha portato poi alla nascita di un altro ancora, di un'altra organizzazione ancora, perché ricordiamo che al-Baghdadi è stata ad Abu Ghraib, Sì. cioè non è che stiamo parlando del carcere di Bollate, cioè di ad Abu Ghraib.
A sentire troppo la canzone di Topolino, ho deciso di fare lo stato islamico. Perché, cioè, lo scandalo, anche lì, secondo me, sullo scandalo di Abu Ghraib e Guantanamo è stata data troppa poca enfasi, no? Cioè, là dentro quelle torture ha fatto sì che le persone si radicalizzassero. Quindi, sulla parte 11 settembre, eccetera, se, dal mio punto di vista, che poi chiaramente il mio non vuol dire che sia corretto, l'errore è stato quello di considerare Al-Qaeda uno stato. E comportarsi come se andare a combattere contro un'organizzazione terroristica fosse la stessa cosa di andare a invadere la Germania nazista. Per quanto riguarda invece le cosiddette primavere arabe, anche lì c'è stata una dimostrazione di totale ignoranza dal mio punto di vista. In primis, credere che in 10 anni si possa vedere il risultato di una rivoluzione è alquanto sciocco, cioè noi ad oggi continuiamo a studiare la rivoluzione di ottobre a più di 100 anni di differenza, quindi non riusciamo ancora a capire se effettivamente qualcosa ha portato, cioè se ci siano state delle cose positive o meno. No, Per dire, in Marocco sì. più basicamente guardiamo ancora quei paesi dell'ex Unione Sovietica che sono entrati nell'Unione Europea negli anni 2000 e crediamo, ah, in 20 anni non hanno ancora, sono ancora un problema alla democrazia. Strano. Come potevi immaginare che in 15 anni succedeva di tutto in Nord Africa, voglio No, dire. esatto. E, io dico sempre che la Tunisia, che in questo momento sta avendo un momento di difficoltà, però è l'unica a aver portato a termine il processo in tempi abbastanza rapidi, perché in quel momento l'Occidente non se lo aspettava. Cioè l'Occidente non ha prestato attenzione, non ha sentito i campanelli d'allarme che provenivano dal Nord Africa, perché non è che è nato tutto in 3 giorni, non è che Bouazizi si è immolato a dicembre del 2010 e allora tutto è andato velocemente. In realtà erano più di 2 anni che c'erano le proteste a Gafsa, a Kasserine, cioè c'erano già delle proteste da un sacco di tempo. Poi chiaramente c'è stata l'escalation tra il dicembre e il gennaio. Dicembre 2010 e gennaio 2011. E io mi ricordo che anche gli analisti, quando cercavano di analizzare che cosa stesse succedendo in quel momento in Tunisia, perché è stata la prima, erano tutti abbastanza sorpresi. La serie, oh, ma anche loro sanno lottare per la democrazia, cioè anche loro sanno che potrebbero esserci dei diritti. E Cadi su questi giovani con lo smartphone. capito. Capito, no? E lì è stato un momento in cui veramente l'Occidente non si aspettava che nei paesi del Nord Africa e del sud-ovest asiatico, che vedevano dei regimi che erano lì perché li voleva l'Unione, cioè li voleva il Western World, è inutile, cioè dalla monarchia scemita all'Arabia Saudita a Saddam, perché Saddam faceva comodo 30 anni prima, Bashar al-Assad, Zio Gheddi soprattutto, Mubarak, Ben Ali, cioè Bouteflika, cioè facevano tutti comodo, no? Solo che non si aspettavano, c'era questo orientalismo e questa supremazia nel credere che fossimo tutti scemi e che non fossimo in grado di capire che probabilmente a una certa non ne potevamo più. E quella tunisina è stata repentina e non c'è stato il tempo dell'intervento estero. Ed è quello che ha rovinato tutto. Cioè, perché in Libia è andata così? Perché in Egitto è andata così? Perché in Siria, in Bahrain, in Yemen, lo Yemen, no? Perché lo Yemen, chi è che lo nomina? Ma anche su questo, per esempio, il re di Giordania, il Kuwait e il Marocco sono stati furbi, hanno visto come stava andando l'andazzo, referendum, nuova costituzione, cambio di governo e tutto a posto. Perché in Marocco è stata così. Bouteflika subito ha bloccato tutto perché ha detto no, raga, non esageriamo, sì, dai, un po' di diritti ve li do per finta. In Kuwait avevano cambiato il governo, re di Giordania uguale, Bahrain sedata nel sangue subito perché arriva l'Arabia Saudita a bastonare. In Siria è successo quello che è successo, ma lì è stata proprio l'ingerenza estera. Cioè, da una parte c'è stata, secondo me, una presa di coscienza da parte dei popoli di non consapevolezza delle loro potenzialità. Cosa intendo dire? Cioè, loro hanno visto che in Tunisia è stato molto veloce e Ben Ali è scappato e quindi hanno detto se ce l'hanno fatta loro ce la possiamo fare anche noi. Quello che non ha, di cui non hanno tenuto conto è la storia dei nostri paesi, che sono storie molto diverse. Cioè, la potenza dell'esercito in Egitto da noi non esiste. Infatti anche Ben Ali non era un militare. Ben Ali era un poliziotto. Il ruolo di Gheddafi, la figura di Gheddafi, non è come la figura di Ben Ali, è proprio diversa. Cioè, Gheddafi è visto proprio come padre della patria. E
E su Assad è ancora più complesso perché lì poi l'interventismo estero è stato palese fin da subito, cioè arrivavano subito le armi dall'Arabia Saudita. Quindi in realtà quello che è fallito è come al solito l'interventismo estero, cioè nel momento in cui la gente si è messa in mezzo, in cui gli altri si sono messi in mezzo, hanno mandato tutto in vacca. Senti, io Probabilmente. sull'interventismo estero, arrivato là sempre a gamba tesa, perché una cosa è che tu ne hai parlato anche in Matassa. Allora, noi abbiamo fatto questa cosa che fino a qualche anno prima ci mettevamo le belle tende con le belle ragazze a Roma per zio Gheddi. Dopo qualche anno abbiamo detto: oh, no, zio Gheddi ci sta sul cazzo, andiamo a dire: no, la Francia non deve rompere solo lei in Libia, andiamo anche noi Italia a dare una mano, sai. Noi con la Libia abbiamo qualcosa che ci interessa, tipo Eni. E niente, a un certo punto ci siamo trovati la Libia disastrata. Un paese che era diviso, a un certo punto è stato diviso in tre mini stati, e oggi ci ritroviamo in una bellissima situazione che mi ricollego anche in realtà a quello che hai detto tu prima sull'Afghanistan. Noi parliamo di Kabul e diciamo: oh, Kabul però si è stabilizzato, poi fuori Kabul c'era tutto. Noi parliamo di Tripoli, però è bella, però poi fuori Tripoli c'era l'impossibile. E oggi ci ritroviamo candidati come presidenti della Libia. Sì, Il figlio di sì. Gheddafi, ma non quello che giocava nel Perugia. Non è quello che giocava nel Perugia, no? Ma No, 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 anzi, questo è peggio, perché quello del questo Perugia era quello che era politico, cioè era questo è quello che è stato condannato, cioè voglio dire, è lui una era condanna proprio nel massima governo con tempestata. suo padre, sì. Allora io ti dico, vai, vai, ti do 4 minuti a ruota libera, vai. Offendi. Sull'interventismo. Sì, anche Allora. sull'azione dell'Occidente, su come è stato sbagliato in Libia, tanto quello italiano quanto quello francese, quanto quello nato in generale. E la E situazione adesso con i sì, alla fantastici. fine adesso, vabbè, adesso è una merda, cioè, parliamoci veramente. Sì, allora, secondo me una cosa di cui non si tiene conto è che la Libia che conosciamo è frutto dell'Italia fascista. La Libia non è mai stata un'unione, cioè quello stato non esiste. Anche quando era un protettorato dell'Impero Ottomano c'era la Cirenaica, c'era la Tripolitania, c'era il Fezzan, che sono stati messi insieme poi dall'Italia quando c'è stata l'invasione libica. Tra l'altro, c'era stata anche annessa una striscia del nord del Chad con gli accordi Mussolini-Laval del 1935, se non ricordo male, ma potrei anche sbagliare la data, ma non credo. Quindi in realtà noi parliamo di uno Stato che non è una nazione. Che cosa vuol dire? Che non è un unico gruppo, sono tribù diverse che non hanno mai convissuto insieme sotto lo stesso cappello, se non appunto con l'Italia fascista prima e poi con Zio Gheddi poi. Zio Gheddi vabbè, io chi non mi conosce lo chiamo Zio Gheddi non perché mi sta simpatico, ma perché, cioè, Ma tu Gheddafi. eri lì, eri anche tu con zio Berlu, che si rifermava la polizia e diceva: no, ma quella è la nipote di... La nipote di Ben Ali, io sì, esatto, mamma mia, mi ricordo quello scandalo meravigliosamente. E Zio Gheddi cosa fa Gheddafi? Arma praticamente tutti, perché lui ha questa retorica dell'invasore, no? Quindi dovete essere tutti armati affinché nel caso in cui ritorni l'invasore voi riusciate poi a proteggere la nazione, che è quello che si è ritorto contro la popolazione libica, perché nel momento in cui poi dopo è scoppiata la guerra civile, col fatto che tutti fossero armati, col fatto che fossero tutte tribù diverse, col fatto che tutti volevano comandare sugli altri, c'è stato il cataclisma, cioè la gente si sparava per strada per un parcheggio, cioè Un po' come robe Napoli. folle. Peggio che Napoli. Il punto qual è? Che non si parla mai del fatto che la volontà di Sarko di bombardare fosse legata ai finanziamenti di Gheddafi alla sua campagna elettorale. Ricordiamo che Sarkozy è stato condannato qualche mese fa, mi sembra, proprio sulla questione dei finanziamenti illeciti alla sua campagna Sbaglio, elettorale. Sì, qualche mese fa, mi sembra che io fossi in Tunisia in quel momento, e che Obama continua a sostenere che la Libia è stato il suo più grande regret, okay, dei suoi 8 anni di presidenza. E lo stesso Berlusconi, in realtà è vero che poi aveva appoggiato il bombardamento, ma diciamo che era quello più silenzioso, anche perché stiamo parlando del periodo in cui poi Berlusconi è caduto, ed è caduto come senatore poco dopo. Quindi no, c'era. Cade il governo, ma come senatore lui lui decade dopo. Però l'interdizione la riceve dopo.
Esatto, sì, nel 2000, mi sembra 2013, ma nel 2011 poi entra il governo Monti, quindi inizia già ad avere una perdita di credibilità per fortuna a livello internazionale. E lui aveva detto forse non è il massimo, però quando la NATO decide di intervenire, interviene. L'interventismo è questo, cioè è uno schifo. Cioè, poi la NATO ha bombardato e se n'è andata lasciando il cataclisma, quindi Haftar che a un certo punto se la prende con il Parlamento di Tripoli, decide che non va bene perché volevano imporre la Sharia, eccetera. Inizia la guerra civile, ma nel contempo iniziano a passare le infiltrazioni dei jihadisti di Daesh, che nasce in quel momento in Iraq, quindi scoppia la guerra anche con Daesh, dove hai Haftar e la NATO che bombardano insieme, follia. Poi però hai l'Unione Europea che è spaccata, cioè da una parte chi appoggia Haftar, dall'altra parte c'è chi appoggia al-Sarraj che non è mai stato governo legittimo, ma l'ONU ha detto di sì a un certo punto, così a caso, perché lui doveva ottenere la fiducia, non l'aveva mai ottenuta e non sono mai andate le elezioni, queste elezioni non ci sono mai state, se va bene ci sono questo dicembre. Arriviamo al cataclisma finale, alle sceneggiate l'anno scorso alla conferenza di Roma, con Conte che rincorre al-Sarraj che non voleva venire perché c'era anche Haftar, cazzi e mazzi, Erdogan che arriva a Tunisi e chiede a Kais Saied di invadere la Libia passando dalla Tunisia, quell'altro che gli fa dito medio. Al-Sarraj che chiama Gualtieri, gli fa spostare l'ospedale di campo da Misurata perché devono arrivare i turchi. E si arriva a gennaio, miracolosamente, alla conferenza di Ginevra in cui si trova questo accordo di queste fantomatiche elezioni. E al momento gli unici due candidati alla presidenza sono Saied all'Islam Gheddafi, che era il braccio destro di suo padre, che è ricercato dalla Corte Penale Internazionale, cazzi e mazzi, quindi che tra l'altro rischia veramente la vita camminando per strada, perché ovviamente cioè, i ribelli a Gheddafi non è che sarebbero molto contenti di avere cioè, un altro Gheddafi di nuovo al governo, come presidente, e poi Haftar, che anche lui, ricercato, condannato dalla Corte Penale Internazionale, e anche lui in alcune zone della Libia non ci può passare perché sennò lo fanno fuori. Cioè, Lui questa è la più bene a mamma situazione. o a papà. Cioè, questa è la situazione, cioè non c'è in questo momento, ad oggi, a poco più di un mese dalle presidenziali, non c'è un candidato o una candidata affidabile, seria, non ci sarà un interlocutore e da una parte abbiamo la Russia che gli sta bene lo status quo, perché gli sta bene lo status quo, dall'altra vogliamo avere un governo con cui parlare anche della questione dei migranti? No, perché le carceri in Libia sono quello che sono, noi comunque con quella gente ci abbiamo fatto gli accordi, cioè ricordiamo che al-Sarraj, E li ripeto, abbiamo che pagati di recente, tra l'altro. sì, no, come Bija che adesso ha fatto l'upgrade, non è più solo guardia costiera, ma addirittura lui forma, nonostante sia un trafficante, cioè delle robe folli. In realtà sulle carceri in Libia ci fece un bellissimo video documentario con un mio docente alla triennale e dovrebbe esserci con non mi ricordo il nome ora. Vabbè, comunque si chiama Come un uomo sulla terra. E si trova tranquillamente su YouTube, è molto molto cruento, però Sì, ma è il motivo per cui è stato riconosciuto al-Sarraj come governo legittimo, cioè lui nel 2015 aveva avuto l'incarico per formare il governo, avrebbe dovuto avere la fiducia sia da Tobruk che da Tripoli. Se non l'avesse avuta, avrebbe dovuto far fare le elezioni. L'ha ottenuta da Tripoli, non l'ha ottenuta da Tobruk, le elezioni non sono state fatte, le Nazioni Unite e l'Unione Europea hanno detto, beh, qualcuno dovrà fare i decreti minniti, con qualcuno dovremo parlare, boh, ma al-Sarraj è il governo legittimo. Così, a spot. E quindi sì, la Libia è un altro di quelli. Cioè, la Libia, secondo me, dopo la Somalia, è lo stato fallito. Cioè, è proprio l'esempio di stato fallito. però ce n'è un altro, Luca, mi sa che sta per la strada. No, no, come si dice, sono totalmente concorde. Mio zio è, come ebbi già modo di dirti, è nato durante le colonie in Libia, quindi lui la vive, diciamo, in maniera un Ah, po' tipo, più la strana, risolviamo così diciamo. la Libia, ci annamo, ci prendiamo un pezzo di Libia. Non so se vi ricordate questa citazione altissima di De Stefano durante la campagna elettorale. La risolviamo, ci prendiamo un pezzo di Libia Sì. perché ci sta, perché così la risolviamo noi a così. Le Diciamo, grandi belle cose dette nel Parlamento italiano. meravigliose, sì, durante la campagna elettorale, mamma mia, che pena. Detto questo, farò ancora un piccolo switch di stato. Torniamo su uno stato di cui abbiamo parlato prima, che è l'Afghanistan. Stato ove è
la presa del potere dei talebani è stata agevolata, si può così dire, dal fatto che gli americani fuggendo, la NATO insomma fuggendo, abbia lasciato un intero database di dati biometrici a disposizione, rendendo letteralmente la strada un tantino più in discesa, visto lo stato montuoso di cui stiamo parlando. Quindi, da attivista esperta di diritti umani che collabora col Privacy Network e quant'altro, in un'era generale in cui siamo sempre più social, sempre più connessi e così via, quanto c'è da fare in questo senso per evitare tutto questo genere di rischi, di perdita di dati in generale, dove reputi che l'Italia, l'Unione Europea, insomma, il mondo in generale si è posizionato su questa tematica, sulla difesa dei dati personali, anche dei dati biometrici, e quanto di rischio c'è là fuori, soprattutto pensando al software, posso permettermi di fare il doppio aggettivo, illegittimo israeliano. Luca, però tu mi fai vedere che non la segui a Leila. Quella anche un'ora fa ha fatto la pazza su Instagram dicendo si sono rubati i dati dalla No, no, SIAE. no, quella è un'altra Ah, c'ho roba. ragione, siamo qua. Siamo qua apposta. No, no, no. Allora, io non penso che la questione dei dati biometrici abbia velocizzato, nel senso che in realtà ha velocizzato la persecuzione delle persone che hanno collaborato. Però da una ricerca, tra l'altro ne parlavo l'altro giorno in Microsoft, è emerso che addirittura già anni fa i talebani avevano dei lettori di impronte digitali con dei database di persone che sono nell'esercito regolare afghano, fonti di polizia, eccetera. Quindi in realtà sembrerebbe che questa perdita di dati ci sia già stata precedentemente, quindi ancora peggiore la situazione. Quello che è emerso, secondo me, in merito a quella questione lì, e in realtà in queste settimane, soprattutto questa settimana, sono uscite fuori tantissime notizie, a parte lo spyware Pegasus, che è di quest'estate, se non ricordo male, ormai è già passato qualche mese. Esatto. In realtà, qualche giorno fa è emerso che c'è un altro spyware che si chiama Canturing, mi sembra, sempre israeliano, che addirittura è stato utilizzato da paesi del Rinascimento arabo come l'Arabia Saudita per intercettare giornalisti, dissidenti, eccetera. Il punto qual è? I dati biometrici, intanto per magari le persone che ci stanno ascoltando e non sanno che cosa sono quei dati che possono, cioè sono unici e irripetibili e sono di una persona specifica. Quindi parliamo dell'iride, parliamo di alcuni punti che ci sono sul nostro viso che collegati tra di loro è praticamente la nostra figura della nostra faccia, le impronte digitali. Quindi sono quei dati che non possono garantire l'anonimato, ok? E perdere quei dati significa appunto essere in pericolo, soprattutto quando si parla di stati come l'Afghanistan o comunque il regime autoritario. E in generale, se sei una minoranza perseguitata, perdere, cioè che il regime è in possesso di quei tuoi dati, ti mette nella cacca più assoluta. L'Europa, paradossalmente, e per fortuna, perché noi almeno abbiamo il GDPR, quindi abbiamo un regolamento europeo che ci porta nella direzione della tutela della protezione dei dati personali. Infatti, per esempio, se non ci fosse il GDPR, la cosa di cui parlavo della SIAE, che ha avuto un data breach il mese scorso, non esisterebbe. Cioè, noi abbiamo quella base giuridica che ci permette di fare campagne contro il riconoscimento facciale, contro l'utilizzo delle tecnologie di dati biometrici. Ci aiuta. Il problema è che siamo l'unica realtà che ha una legge di questo tipo. Infatti ricordo che ci sono anche delle diatribe con gli Stati Uniti in merito al trasferimento dei dati personali perché loro hanno una tutela molto diversa rispetto a quella che abbiamo noi. E io vabbè sono contro a prescindere l'utilizzo di dati biometrici perché non ne vedo la necessità di creare delle tecnologie che possano mettere in pericolo le persone, però il problema reale è questo, cioè noi abbiamo dei esistono dei database con i nostri dati di cui noi non sappiamo assolutamente niente. E nel caso in cui ci fosse un cambio di regime anche nella zona, nell'occidentalissima e democraticissima Europa, ci sono tantissime persone che sarebbero in pericolo. E tra l'altro ci sarà il nuovo regolamento sia sull'intelligenza artificiale che sul terrorismo online,
che vanno in quella direzione anche nell'Unione Europea, cioè voi vivete in un paese un po' difficile, diciamo che dare la possibilità a quel paese, piuttosto che a Orbán, di avere i dati biometrici della comunità, per esempio, LGBTQIA+, è molto pericolosa. Dall'altra parte, tra l'altro, l'Unione Europea a livello dei suoi cittadini si sta muovendo in una direzione di protezione, però al tempo stesso vende le tecnologie di spionaggio all'Africa e ai Balcani e lo utilizza per controllare i migranti, sia alla frontiera con Frontex, eccetera. Beh, Frontex è una merda, Sì, no, diciamo. ma poi c'è il nuovo Eurodac, cioè vengono praticamente fatti combaciare nelle ricerche, i database dei rifugiati, dei richiedenti asilo e della polizia, cioè delle robe Penso che che. se non ci chiudono oggi, con tutte le offese e le denunce che abbiamo rischiato, cioè, noi già nelle puntate No, che precedenti denuncia. abbiamo. Ma no, ma non è. Queste sono tutte. Cioè, non è che lo No, dice lei, là ci sono un infatti. sacco di ricerche. Cioè, Sentimi, mamma. è molto problematico. Cioè. Senti, io voglio ritornare un po' in Europa, perché poi giustamente stiamo parlando solo di paesi che non sono europei. Che schifo, no? Perché dammo parla di questi stranieri, voglio dire, ma basta. Parliamo di Torre del Greco. Sentimi, una cosa molto semplice e più attuale pure. Ma Glasgow, te la butto là, ma non Così. te la butto come ne parlano tutti, perché a me del grado e mezzo mi interessa poco, lo sai perché? Perché alla fine non ci. Lo supereremo tra 2 anni, il grado e mezzo, quindi figurati. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo, e lo ripeto, mi è piaciuta tantissimo, la posizione di India e di altri paesi in via di sviluppo. Ho detto, belli cazzi, ci avete sfruttato, vi siete belli sviluppati voi, creando un bellissimo modello di sviluppo che noi vi diciamo, oh guardate, sta collassando. E voi avete detto, niet, invece poi è collassato. E ora venite a rompere le palle a noi, dicendo, voi non vi dovete sviluppare. E quindi ho detto, sti cazzi, noi non ci fermiamo entro il 2050, ma minimo 2070-2080. Altrimenti ci date i soldi. Ok, ora io voglio sapere. Soldi. Io ora voglio sapere tu cosa ne pensi. Io, come si è capito, non sono totalmente contrario a quello che hanno detto i paesi in via di sviluppo. Tu cosa ne pensi di Glasgow? In E generale? dei paesi, della posizione dei paesi in Sì. via di sviluppo nello specifico? E se secondo te la tematica del cambiamento climatico è sentita nei paesi nordafricani, del Sahel, del sud-est asiatico e così via, del nord-sud-ovest, scusami, asiatico e così via. Allora, ti rispondo subito sulla seconda. Assolutamente sì, perché ricordiamo che gli effetti dei cambiamenti climatici sono 100.000 volte maggiori nel sud del mondo, nel cosiddetto sud del mondo, piuttosto che in Europa e nel mondo occidentale. Cioè, io non vedo più la spiaggia, praticamente non c'è più la spiaggia dove abito io, l'innalzamento dell'acqua c'è. Io ho fatto il bagno ad agosto, scusate, a ottobre con l'acqua calda come se fosse ad agosto. Ci sono i monsoni nei periodi in cui non ci dovrebbero essere. In Mozambico le alluvioni sono devastanti, quindi in realtà lo percepiscono e anzi, cioè, ci sono tantissimi attivisti per il clima, soprattutto in quei paesi, proprio perché sono quelli che hanno inquinato meno, cioè tipo l'8% dell'inquinamento, se non ricordo male, proviene dai paesi africani, della Latin America. Sud-est asiatico e sud-ovest asiatico, dall'altra parte sono quelli che subiranno di più perché il riscaldamento, eccetera. La questione che hanno posto alcuni paesi in via di sviluppo è già vecchia, nel senso che sono anni che discutono di questa cosa, cioè voi avete già inquinato abbastanza, adesso vogliamo inquinare anche noi. In realtà quest'anno c'è stato un piccolo switch, nel senso che se anche altri paesi prima dicevano adesso è il nostro turno di inquinare perché noi non abbiamo abbastanza soldi per fare delle tecnologie rinnovabili e quindi visto che voi avete fatto i miliardi inquinandoci adesso vaffanculo lo facciamo noi, l'India è stata l'ago della bilancia, ok? L'India del nazionalista Modi che è un altro personaggio bello Super interessante. neofascista. Sì, super interessante, cioè la sua posizione interessante è un eufemismo, cioè è fuori di testa, ma vabbè. Quando c'è stata da votare per il divieto dell'utilizzo del carbone, c'è stato un voto contrario, che è stato quello dell'India. E quindi la mia domanda è, e io mi chiedo, ma l'India l'ha fatto veramente perché non vuole utilizzare il carbone?
o come tanti analisti dicono, io credo sia così, in realtà sono le potenze occidentali che hanno prestato l'India affinché dicesse lei no, in modo tale che continuassero ad esserci gli scambi commerciali con l'India sul carbone, perché qualche giorno prima, ad esempio, l'Australia ha detto a me non me ne fotte una sega, io continuo a fare, cioè, continuerò a utilizzare il carbone. E lo continuerò a fare. Gli Stati Uniti, che non si capiva molto da che parte andasse o meno, c'è stato un bellissimo colloquio tra Modi e Bennett, quindi Israele. Cioè, è solo l'India che ha votato contro il blocco del carbone, non tutti i paesi in via di sviluppo. Quindi io lì mi chiedo, veramente, ti interessa o stai facendo i tuoi soliti accordi commerciali? Perché poi in realtà abbiamo visto tantissimi altri paesi in via di sviluppo parlare proprio delle problematiche che ci sono in casa, Barbados, Kiribati, le Maldive, cioè tantissimi paesi che dicono sì, è vero, noi non abbiamo inquinato, dateci soldi, aiutateci, è buona. È soprattutto l'India e quindi è tutta geopolitica. È tutta geopolitica e poi come al solito sono quei quattro vecchi rimbambiti che muoiono tra 4 anni e siamo noi a patire. Sì, mi esce dal cuore perché è così. Cioè, come al solito, le istituzioni sono i soliti vecchietti che non vedranno gli effetti delle loro scelte e ne pagheremo noi le Ma conseguenze. quindi lo togliamo il voto agli over 85? Ma io più che togliere il voto agli over 85 metterei un tetto massimo di età per essere eletti. Cioè, tu sei più di 60 anni, basta. Hai capito? No, perché ma già sfastriatomo. Tu lì adesso si parla di Silvio Berlusconi, 85 anni Presidente della Repubblica, ma stai pariando proprio? No, cioè, no, non esiste, capito? Cioè, a una certa, basta. Cioè, Ecco, io meno. prendo la palla al balzo proprio da questo punto di vista, che Adesso mi mi trovo i spiace vecchi coi forconi totalmente. sotto casa che mi vogliono menare. Però, cioè, veramente, raga, non è possibile che nelle istituzioni abbiamo un mondo e la società civile che va in tutt'altra direzione. Boh. Io sono sempre grande follower della pagina Emigrare all'estero per non pagare i contributi ai vecchi di merda in Italia. That's me. Io non li pago perché ho sempre fatto lo stage, quindi a posto. Guarda, La io Repubblica degli stagisti. prendo davvero la palla al balzo, soprattutto parlando d'Italia, concludendo questo episodio. In Italia c'è spesso l'idea che ogni cosa deve essere parte di un compromesso tra diverse, diciamo, partiti piuttosto che linee di pensiero. Si è visto per il DDL Zanna, com'è andata, e per altre questioni. La domanda qua, che penso ti coinvolga direttamente, è: cosa manca al dibattito pubblico italiano per accettazione di politiche di riconoscimento di italiani di origine straniera più rapide, più efficaci, più degne della società civile che vive l'Italia? Manca realismo, onestà intellettuale soprattutto, perché finché si mette nello stesso calderone il flusso migratorio con la cittadinanza non se ne uscirà mai. E questo non è una critica solo alla destra, ma è una critica anche alla sinistra. Cioè, ho avuto modo di discutere con una deputata del Partito Democratico che voleva confrontarsi su questi temi. E ha iniziato proprio a mettere insieme gli sbarchi e le seconde generazioni. Già la parola a me seconda generazione fa cagare, cioè le seconde generazioni non esistono. Cosa vuol dire seconda generazione in primis? Già continuare a metterci tutti insieme nello stesso calderone non porta a niente, non porterà a nulla. E io mi sono anche rotta le scatole di pensare sia accettabile si possano fare dei compromessi sui diritti delle persone, perché il diritto è un cazzo di diritto, non può essere il risultato di un compromesso, qualsiasi diritto esso sia. Cioè, non puoi tu, che non sei colpito dalla mancanza del mio diritto, avere qualcosa da ridire. Cioè, non esiste questa roba qua. Il problema è lo stato sociale della situazione. Cioè, secondo me ci sono due problemi. Da una parte un problema politico-istituzionale e di legislazione, quindi riuscire a trovare una legge che possa avere un senso, farla nei tempi più rapidi possibili, eccetera. Dall'altra parte quello sociale, perché ad esempio io non ho mai avuto problemi di cittadinanza, essendo figlia di coppia mista, mia mamma è italiana, io sono cittadina dal giorno zero, ok? Il problema è
far capire alla società che io sono cittadina italiana. E non è scontato, perché ogni volta che hai un cognome di un certo tipo ti si comporta, cioè ti si approcciano in una maniera diversa, ma sei italiana, ma hai il permesso, da quanto sei qua? Il non accettare che esistono italiani di colori diversi, non accettare che esistano background diversi, non accettare che ci siano religioni diverse, cioè noi abbiamo sia un problema sociale, che è legato comunque al discorso politico, perché ripeto, averci messo tutti nello stesso calderone, cioè quando tu hai una corrente che ti dice non possiamo fare lo ius soli, altrimenti questi sbarcano e partoriscono per diventare italiani, che non, no, tu Sogno metti della insieme, vita, praticamente. certo, capito, cioè, io ho amici che sono arrivati in Italia che avevano meno di un anno, ne hanno 30, hanno l'accento più milanese del mio e non hanno la cittadinanza. Perché? Perché te la devi comprare, perché almeno che tu non sei sposato con un cittadino italiano, è in base al reddito la cittadinanza. Quale altro diritto tu lo ottieni in base al reddito? Beh, essendo cresciuto in provincia di Brescia, conosco benissimo la situazione perché Tantissime persone sono a Brescia. tantissime persone parlano meglio l'accento bresciano del mio, che io totalmente penso, sono all'estero, mentre invece c'è gente che, boh, Sì, è una io ho amici tragedia, cioè italiani, ripeto, bravini. l'unica modalità che non riguarda il reddito è il coniugato con cittadino italiano. Tutti gli altri è in base al reddito. Io ho amici appunto che non hanno la cittadinanza per una questione di reddito, non perché non hanno la residenza da tanto tempo, eccetera, ma perché sono a basso reddito, perché poi siamo giovani, quindi abbiamo tutta la problematica del precariato che non ti comporta di avere un CUD di un certo tipo. Mi chiedo come sia possibile avere ancora dei dubbi cioè, siamo l'Italia, siamo un paese folle, siamo un paese che è stato unito, ok? Non ci siamo messi insieme da soli, in cui abbiamo gente con gli occhi azzurri, biondissima, e persone meridionali che sono più scure di me, ok? E va bene, quindi perché non può andare bene anche la persona nera italiana? O meglio, però, vai bene soltanto se giochi bene a calcio, va bene soltanto se prendi porti le medaglie a casa. No, non funziona così. Cioè, perché per noi deve funzionare soltanto se siamo bravi? Allora togliamo la cittadinanza a tutti quei italiani autoctoni cattivi? No. C'è sia un punto di vista culturale che è un problema, e un punto di vista istituzionale, e c'è un razzismo che è trasversale da destra a sinistra. È così. Perché, ripeto, se tu hai il PD che ti fa, a parte gli accordi con Minniti, ma che fa cadere la discussione sulla cittadinanza in Senato, perché si va a elezioni, e credere che togliere dei diritti ti porti più voti, rega, che paura, cioè l'abbiamo visto col DDL Zan, cioè ci stanno boicottando i referendum, non si può più arrivare a compromessi sulle vite delle persone, perché poi anche lì, chiudo con questa, però me la devo togliere da qua, Prego, prego. perché qui si è fatta tutta la propaganda possibile sui decreti Salvini, giustissimo, che ha fatto dei decreti sicurezza di merda, che ha toccato anche la cittadinanza, cioè ha aumentato a 4 anni la durata della pratica, ha aumentato il costo della pratica e ha inserito il test di italiano. Bene. Quando la Lamorgese ha fatto i fantomatici nuovi decreti, ah, sono stati aboliti i decreti Salvini, non è che ha rimesso a 2 anni la pratica, l'ha abbassata a 3, cioè da 4 anni me l'ha messa a 3. Ha mantenuto comunque alto il costo della pratica e ha mantenuto il test di italiano. E Su tutti l'hanno questo. millantata come: oh mio Dio, abbiamo superato i decreti Salvini, siamo tornati a una società civile. E in più io devo vedere Suarez che per venire a giocare in Italia e lo dico da Juventina, ero incazzata nera, vedo Suarez che è tutto agevolato così, e mio padre che qua dal 79 la cittadinanza l'ha ottenuta nel 2013 dopo 5 anni di pratica. Genitore di cittadina italiana e coniugato con cittadino italiano. Cioè, mio papà è arrivato a 22 anni, ne ha 64. La cittadinanza ce l'ha da 4 anni, 7 anni. E poi, però, se sei Poi ricco subito si va tutto in presso. Cioè, è questo il problema. I nostri soliti problemi. È l'italianità, raga, il nostro problema nella gestione della politica. Cioè, che è tutto un compromesso, perché bisogna accontentare tutti. Mi dispiace, sui diritti non si possono accontentare tutti. Cioè, un diritto non ti toglie niente a te. Lo so che fa soprattutto i scomodo diritti avere non un vanno milione di presi voti al in più. referendum, e soprattutto i diritti non vanno presi al referendum. Quello è un Esatto. discorso che poi andrebbe trattato in un modo molto più ampio. No, ma io capisco che a quelli nel palazzo facciano scomodo un milione di voti in più, perché 1 milione di voti sposta l'ago della bilancia. Però, cioè, le paghiamo le tasse,
magari sarebbe anche carino avere la Tra l'altro, cittadinanza. come pare, io no. tra l'altro è una cosa che, tra l'altro, di cui andiamo d'accordo, penso poco tempo fa. A me fa sempre sensazione il fatto che una grossa parte dell'elettorato italiano, soprattutto quello di destra, tema che eventualmente dando la cittadinanza a 1 milione di persone di origine straniera, tutti quanti diventano voti per la sinistra, come se non esistessero Sogni gente straniera vuoti. che la pensa di destra. Ma secondo me esistessero gli stranieri che vanno alla marcia nazionalista del PIS a Varsavia. Ma come se non ci Cosa che fossero, succede? come se non ci fossero, e io purtroppo ne conosco persone di origine straniera che votano Lega, perché che schifo gli Ah, immigrati. beh, ma quelli ce ne sono tantissimi. Oh, io ho mezza Quindi, famiglia a Verona, sono tantissimi. E cioè, è su questa così. bellissima botta di energia e positivismo, Però mio papà vota a sinistra, io posso direi dirlo, questa uno dei pochi che ha preso puntata la cittadinanza e vota a sinistra. Luca, questa puntata la chiudiamo con meno male che Silvio c'è. No, Sì, la chiudiamo così. no, che guarda, Con Ruby rubacuori. ma sono 3 mesi alle elezioni del Presidente della Repubblica, Io Silvio spero in Tomasi. Allah, posso dirlo? Allah, guarda giù. Dico solo questo, Magari. perché no? No, raga, cioè non si può. No. Comunque, troviamo un modo con cui concluderla, poi la concluderemo a sorpresa. Questa puntata la concludiamo con una canzoncina a sorpresa. E io sulla base dell'ottimismo direi che ci possiamo salutare qui. Dai, grazie Grazie ancora Leila. a voi dell'invito, raga. Ciao. Grazie enorme. Ciao ciao.